Ciao a tutti, sono Elise Masi, mamma con Stoffa. Oggi un nuovo terrificante tutorial. Mantello, coprispalle, ali da pipistrello. Per le indicazioni di taglio e il cartamodello potete trovare le informazioni nel box qui sotto. Pronti? Dai, partiamo allora. Appoggiamo il centro del cartamodello sulla stoffa piegata a metà. In questo modo otterrete lo specchio del pezzo. Dopodiché vado a tagliare la stoffa sul margine del cartamodello, che è già compreso di cuciture. Se vedete che io le lascio, all'inizio non le avevo comprese nella carta. Dopo aver tagliato, marcatevi il segno di piegatura della manica. Il risultato aperto sarà questo qui, un bel paio d'ali. Cosa andremo a fare ora? Dovremmo chiudere la manica sul nostro mantello in questo modo. Prima però è necessario fare l'orlo, giratelo, fate eventualmente un sorfilo con tagliacuci o con zigzag e bloccatelo con gli spilli. Andiamo poi a cucire con ago gemello. Andiamo a girare 1 cm il sottomanica e 1 cm il giro spalla. Anche in questo caso, se volete, potete sorfilare il margine di cucitura prima di andarlo a chiudere. Mi raccomando, stirate le piegature. Prossimo step sarà quello di rifinire il bordino giro spalla e successivamente andremo a chiudere il sottomanica. Fate riferimento alla linea di piegatura che avete segnato prima e appoggiamo il fondo manica pari. Andiamo a macchina e blocchiamo l'orlino sul giro spalla.
Dopodiché andiamo a chiudere la manica come vi ho mostrato prima. Fate attenzione a non creare pieghette antiestetiche sul tessuto, bloccatelo con degli spilli e poi andiamo a cucire. Facciamo esattamente la stessa operazione dall'altro lato. Ed ecco il nostro mantello coprispalle a lato. Potete rifinire il giro collo esattamente come avete fatto per il giro spalla. Se invece avete la taglia cuci, io vi consiglio di fare così. Prendete un pezzo di maglina alta 6 cm e piegato a metà, lungo poco meno del girocollo, unito sui lati. Andate a montarlo sul margine collo leggermente teso. Otterrete così una rifinitura migliore. Sempre utilizzando l'ago gemello, se avete attaccato il bordino, ora bloccate il margine di cucitura sul corpo con i due aghi. Dopo averlo provato, ho deciso di mettere due nastrini ai margini del collo in modo che la spalla non scendesse. Inoltre dà un effetto più mantelloso. Ed eccole qui, le nostre ali da pipistrello sono finite. Non trovate che siano davvero terrificanti? Vabbè dai, mi sono fatta prendere dal clima, su, perdonatemi. Spero che il video ti sia piaciuto tanto quanto sono piaciute le alette a Nicolò. Se sì, mi raccomando, aggiungi un bel pollice in su. Ah sì, iscriviti al canale, altrimenti ti mordo. Ciao!